Ciao a tutti, siamo di nuovo insieme. Sono venuto qui nel Parco del Roero, un posto bellissimo dove si può passare con l'auto e quindi a provare su queste strade bianche come fosse il comportamento della 2008. E adesso lo scopriamo insieme. Di nuovo sulla 2008, questa volta per un leggero fuoristrada. Proviamo come va. Molto piano, ci sono dei salti. Le sospensioni sono abbastanza rigide su quest'auto, quindi calma. Però devo dire che si comporta bene. Una delle opzioni su quest'auto non c'è il grip control, che si possono usare è quella magari di mettere in eco. In eco l'auto è molto meno reattiva, quindi permette di dosare l'acceleratore, non ha accelerate improvvise e quindi sicuramente può dare una mano. Però diciamo che anche sulle pietre grandi e sui salti fa il suo dovere. Ovviamente questo è un percorso molto semplice e molto leggero. Questa discesa è già leggermente più impegnativa. Ripeto, io qui non ho il grip control, quindi non c'è neanche il tastino dell'Hill Descent Assist, cioè quel tasto che permette di mettere la macchina in folle, togliere il piede dall'acceleratore e dal freno e la macchina in base alla pendenza regola la velocità e va molto piano. In casi come questo, quando aveste da scendere strade dissestate piuttosto ripide, quella funzionalità sicuramente torna utile. Adesso faremo patire ancora un attimo la 2008 qui sulle strade bianche del bellissimo Parco del Roero e poi mi sa di corsa all'autolavaggio. Ancora un po' di salite e discese, sempre in prima, facendo attenzione a non toccare sotto. Qui ci sono dei massi abbastanza grandi per la strada, qui un tratto tutto sommato leggero, poi di nuovo questo saliscendi che riprende. Messo la seconda giusto adesso, ma rimetterò la prima, immagino, anche perché sto andando molto molto piano e qui sarò costretto a metterla prima. La 2008 non è una macchina per il fuoristrada pesante, però tutto sommato ha un'altezza discreta e quindi su queste strade bianche abbastanza facili è anche un piacere guidarla. Al prossimo video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo. Ciao! L'asfalto! Finalmente l'asfalto di nuovo!